bambini, vi va di ascoltare una storia? Certo, racconta! È la storia di un uomo d'affare, avaro e cattivo. Cattivo? Ma quanto cattivo? È un bel po', pensate, che non dava nemmeno il carbone per accendere la stufa al suo impiegato, perché teneva la cassetta del carbone tutta per sé. Vi dirò di più, si rifiutava di festeggiare il Natale. Per lui non c'era nulla di cui rallegrarsi nel Natale. Era solo un buon momento per trovarsi più vecchio di un anno, ma non più ricco. Ma non aveva una famiglia? Certo, aveva un nipote che tutti gli anni lo invitava a passare il Natale con lui. Ma Scrooge... Chi? Scrooge, era questo il suo nome. Dicevo, Scrooge rifiutava sempre. Il nipote non riusciva a convincerlo nemmeno dicendogli che il Natale è un periodo di gentilezza, di perdono, un periodo in cui uomini e donne aprono i loro cuori agli altri, amandoli come fratelli. Povero Scrooge! Già, pensate, niente festeggiamenti, niente panettone, niente regali. La sera della vigilia di Natale, come suo solito, Scrooge andò a consumare la cena in una malinconica taverna. Quindi rientrò nella sua triste casa. Dopo essersi tolto la cravatta, indossò la veste da camera, le pantofole, il berretto da notte. Si sedette sulla sua solita poltrona e improvvisamente... Cosa? Improvvisamente... vide un volto tra le fiamme del camino e una voce lo avvertì. Sarai visitato da tre spiriti. Se ascolterai la loro lezione, potrai trovare pace. Ma i fantasmi non esistono. E invece, come la voce aveva predetto, a luna di notte il primo fantasma si presentò. Era il fantasma del Natale passato. Mise una mano sul cuore di Scrooge. E lo portò, come per magia, indietro nel tempo. Il fantasma gli fece notare un bambino che veniva trascurato dai compagni. Scrooge riconobbe se stesso, solo, ignorato, e si commosse. Poi il fantasma portò Scrooge a vedere se stesso ancora una volta. Ora era più vecchio, era un uomo nel fiore degli anni e non era solo, era seduto accanto a una ragazza. Una fidanzata? Sì, ma la ragazza lo stava lasciando. Ah! Sì, perché Scrooge era cambiato, riponeva tutto il suo interesse unicamente nel denaro. Nel vedere questa scena, Scrooge si rattristò molto e implorò il fantasma di riportarlo a casa. Lo spirito lo accontentò e Scrooge cadde esausto in un sonno profondo. Al suo risveglio, ho detto: sveglia! Dicevo, al suo risveglio, Scrooge incontrò il secondo spirito, il fantasma del Natale presente. Un altro fantasma? Sì, lo spirito trasportò Scrooge in una casa addobbata con arredi e decorazioni natalizie molto umili, dove si svolgeva una festa. Era la casa del suo impiegato. Non sembrava una bella famiglia. Non erano ben vestiti, avevano scarpe e abiti di seconda mano, ma erano felici, riconoscenti e si volevano molto bene. Lo spirito lo portò allora in un'altra casa, dove l'attenzione di Scrooge fu attirata da una fragorosa risata. Era la risata di suo nipote, che si trovava insieme a sua moglie in una stanza illuminata. Lui e la moglie stavano parlando proprio di Scrooge.
Ha detto che il Natale è una fesseria. Che vergogna! Sono sicura che deve essere molto ricco, ma la sua ricchezza non gli serve a niente. Non gli serve a fare nulla di buono, nemmeno a rendersi comoda la vita. Finito il pranzo, dopo il tè, fecero un po' di musica, poiché erano una famiglia musicale. Suonarono un'arietta semplice, una cosetta da niente, che tutti voi potreste imparare a zufolare in 2 minuti. Scrooge, sentendo la loro musica, si intenerì. Ma allora anche Scrooge ha un cuore! Lo spirito del Natale presente si dileguò e al suo posto arrivò il terzo spettro. Un altro fantasma! Ma quanti sono? 3! Ma ve l'ho detto prima, non siete stati attenti. Che narratore pignolo! Pignolo? Io? Oggi compiti doppi. Vabbè, silenzio, lasciatemi proseguire. Come previsto, Scrooge ricevette la visita del terzo spettro, il fantasma del Natale dell'avvenire. Era vestito con una tunica nera e un cappuccio. Nero? Ma i fantasmi non sono bianchi? Boh, non saprei, bambino. Magari era un fantasma appassionato di alta moda. Già, si sa, il nero snellisce. Appunto, il fantasma era così terrificante che appena lo vide, Scrooge cadde in ginocchio. Scrooge gli chiese di mostrargli cosa gli avrebbe serbato il futuro. E non furono cose belle. Brutte notizie? Peggio. Bruttissime? Terrificanti. Scrooge rimase molto provato da quello che vide quella notte. Capì quanto era stato avido, egoista, in tutta la sua vita. Capì che tutti gli errori commessi lo avrebbero portato a una fine triste. Solo, dimenticato da tutti. Povero Scrooge! Scrooge desiderava ardentemente cambiare il suo futuro. Era sinceramente pentito di tutte le misere azioni che aveva commesso in passato. Desiderava riscattarsi, più di ogni altra cosa al mondo. Finalmente una luce si era accesa nel suo arido cuore. E fu così che la mattina seguente Scrooge si svegliò nel suo letto, talmente eccitato e fervente di buone intenzioni che non sapeva più cosa fare. Era la mattina di Natale. La gente affollava gioiosamente le strade innevate, mentre i negozianti distribuivano ai bambini i loro deliziosi cibi. Torroni, panettoni, e cioccolato a volontà. Che fame! Ragazzi, ma sono solo i dolci della storia. Peccato! Scrooge fermò un ragazzino che stava passando in quel momento e gli chiese di comprare un tacchino da mandare a casa del suo impiegato. Tacchino? Quindi si mangia? No, no, ancora no. Non abbiamo ancora finito di raccontare la storia. Scrooge indossò i suoi abiti migliori. Iniziò a passeggiare sorridente in mezzo alla gente. Rivolse la parola ai mendicanti, guardò dentro le cucine delle case. Nel pomeriggio, poi, si diresse verso la casa di suo nipote, il quale fu sinceramente contento di vederlo. Scrooge si sentì a casa propria in 5 minuti e fu una festa meravigliosa. E bravo Scrooge! Ma non è tutto! Che c'è ancora? Il giorno successivo al negozio offrì al suo impiegato un aumento di stipendio. Gli promise che avrebbe assistito lui e la sua famiglia in tutte le difficoltà. Scrooge fece più che mantenere la parola. Fece tutto quanto e infinitamente di più. Scrooge non ebbe più rapporti con loro e si disse che se c'era un uomo che sapeva osservare bene il Natale, quell'uomo era proprio lui. Possa quindi questo essere detto veramente di tutti noi.
La nostra storia si è felicemente conclusa, quindi è arrivato il momento di salutarci. Eppure c'è ancora una cosa che dovevo dire, ma non riesco proprio a ricordarla. Sarà l'età. Era scritto qui, da qualche parte. No.